molte maestre, tanti docenti potrebbero, guardando negli occhi gli alunni, piccoli o anche adolescenti, intuire se c'è qualcosa che non va e potrebbero aiutarli. Mm-hmm. Io ho seguito casi anche di bambini che hanno tentato il suicidio e quindi queste brutture davvero possono essere evitate con una maggiore attenzione. Certo. Io credo che a volte ci sia anche una forma di omertà. Come io dico, l'omertà è quel tremendo silenzio colpevole che ci impedisce di sollevare il velo e ci rende complici quanto i veri carnefici, perché è ovviamente più comodo far finta di non vedere, perché tanto non ci riguarda. Grazie ad una serie di segnalazioni che qualche anno fa è pervenuta allo sportello antiviolenza dell'AMI, siamo riusciti, girando subito queste segnalazioni alla procura, al tribunale per i minorenni, siamo riusciti a mettere in salvo una bambina di soli 9 anni che era vittima di abusi intrafamiliari. Questa bimba oggi, grazie al cielo, è in salvo, è in un'altra regione, è stata adottata e finalmente vive in un ambiente e in un letto pulito, mentre invece prima, dall'età di 8 a 9 anni, veniva abusata sessualmente, purtroppo ogni notte, in casa, in famiglia.